E iniziamo con questa prima parte a vedere i principi base del diritto d'autore, cioè iniziamo a introdurre un po' di concetti giuridici. Appunto, ripeto, vedo che tra di voi ci sono pochi giuristi, come forma mentis. Cercherò di rendervi la parte, appunto, questa parte un po' più leggera rispetto alla media. Di solito me lo riconoscono questa capacità, mi dicono, insomma, ah, nonostante lei sia un avvocato, è riuscito a rendere la lezione non così noiosa e pesante. Però ecco, sappiate che sono stato io a insistere a dividere questo corso in due momenti, cioè mattina e pomeriggio, non fare tutta la mattina filata perché temo che possa essere invece così un po' pesante. Allora, dividendola, oggi stamattina vedremo i principi generali del diritto d'autore e oggi pomeriggio passiamo ad una parte un po' più operativa. Quindi, che cosa tutela il diritto d'autore? La prima domanda a cui noi immagino vogliamo rispondere, a cui voi vorrete rispondere. E intanto introduciamo, ladies and gentlemen, un grande protagonista della nostra lezione, del nostro corso di oggi, cioè quella che vedete cerchiata lì in verdino. La legge sul diritto d'autore italiana, diciamo nominata come legge 633 del 1941. Noi abbiamo una legge molto antica, la legge sul diritto d'autore è la legge 633 del 1941, è l'anno in cui è stata approvata. Voi direte, ma caspita, ma come? Ci portiamo dietro una legge così vecchia? Sì, però le leggi vengono aggiornate, quindi è del 1941 il suo impianto generale, ma poi è stata più volte modificata, aggiornata, quindi non scandalizzatevi per quello. L'articolo 1, come in tutte le leggi, solitamente è quello che descrive e traccia un po' il campo d'azione della legge, cioè capire di cosa si occupa questa legge. Ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Fermiamoci un attimo qui. E capite che sostanzialmente ha già dato, no, ha già tracciato il seminato in cui ci dobbiamo muovere in tutte le nostre 4 ore di oggi. Le opere dell'ingegno di carattere creativo, cioè questo è l'oggetto. Quindi la risposta alla domanda che trovate nel titolo, che cosa tutela il diritto d'autore, è quella: tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo. Cioè, iniziamo a distinguere quindi il campo del diritto d'autore da quello dei brevetti e quello dei marchi, che sono le altre due grandi famiglie, cioè gli altri due componenti della grande famiglia proprietà intellettuale, no? Quindi cominciamo a chiarire questa cosa. Chi è venuto qua oggi a fare un corso pensando che si parlasse di brevetti rimarrà deluso perché questo è un corso sul copyright, lo diceva il titolo, lo diceva la descrizione. Quindi non parliamo di invenzioni industriali o di invenzioni farmaceutiche, che è un tema di cui si discute molto in queste settimane, ma parliamo di opere creative, che sono questa roba qua. Opere dell'ingegno, cioè letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia. Di carattere creativo. È importante perché il carattere creativo, lo vedremo più volte nelle slide dopo, è il requisito fondante del diritto d'autore, cioè è ciò che si deve andare a trovare, a cercare in un'opera dell'ingegno affinché essa possa essere davvero tutelata dal diritto d'autore, cioè è il requisito che fa scattare la tutela per quanto riguarda la legge sul diritto d'autore, cioè mancando, se non c'è carattere creativo, non c'è neanche la tutela di diritto d'autore, cioè se l'opera non ha quel minimo di creatività, cioè non fa altro che ripercorrere, ripetere, riprodurre un cliché creativo già creato da altri precedentemente, io non posso vantare un diritto. Perché ci sia diritto, io devo aver aggiunto qualcosa, un carattere, aver fatto un atto creativo. E gli ambiti sono questi: letteratura, musica, arte figurativa. Io non so, ecco, dipende un po' dal vostro, no, dall'ambito da cui voi venite. Io ho letto un po' le vostre, no, l'elenco degli iscritti. Principalmente letteratura, ma letteratura non dovete pensare no, ai romanzi e alla poesia, ma la letteratura è anche quella tecnico-scientifica, cioè saggi, articoli, le slide anche, le lezioni, cioè anche questa mia lezione, se viene sbobinata, diventa un'opera letteraria, capite? Quindi nel concetto di letteratura, di opera letteraria, c'è dentro buona parte di quello che voi fate. Poi c'è l'arte figurativa, anche lì, arte figurativa in senso lato, in senso ampio, quindi anche le grafiche, le infografiche, anche gli schemi che voi fate per spiegare, o i poster che fate per partecipare a un convegno, ok? Poi non so se vedo che c'è qualcuno che viene da ingegneria e architettura, quindi le opere dell'architettura. Probabilmente vi interessano un po' meno teatro e cinematografia, e anche musica, credo.
Però ecco, sapere come funziona, anche perché, a parte che, non, come vedrete, i principi generali che vi darò funzionano più o meno per tutte queste aree creative, e quindi non c'è bisogno di fare molte distinzioni. Immagino appunto che però teatro, cinematografia, poi vedremo che c'è anche la coreografia, dei dottorandi interessi un po' meno. Poi è relativo, perché insomma, se vedo che c'è tra di voi qualche dottorando che viene dall'area, non so, scienza della comunicazione, storia del cinema, storia della comunicazione in generale, la cinematografia e il teatro sono comunque una componente molto molto importante. Allora, e vedete che dice qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione, cioè lascia il campo abbastanza aperto all'interpretazione di questo elenco. Vedremo che nell'articolo 2 in realtà dettaglierà maggiormente poi la legge questo elenco, cioè scompone in 10 tipi di opere che rientrano nella tutela del diritto d'autore. Lo vedremo meglio nella slide successiva. Ci manca però il secondo paragrafo della norma, che dice: sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opera letteraria, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Queste sì che invece sono tipologie di opere che rientrano squisitamente in quello che voi fate, cioè tutti coloro che lavorano nell'ambito, insomma, tecnologia, che sia ingegneria, che sia informatica, ma che sia anche scienze, no, chimica, biologia, cioè ormai si passa dalla scrittura di codice in un progetto di ricerca, anche se è, che ne so, appunto, è puramente pura chimica o fisica, però non si può prescindere dall'aspetto tecnologico al giorno d'oggi, e quindi conoscere cosa vuol dire copyright sui programmi per elaboratore, software, no? Detto in termine. Cioè, programmi per l'elaboratore è la dizione molto classica che usiamo nella nostra legge, che vuol dire software sostanzialmente. E la cosa interessante è che c'è questa equiparazione tra il software e l'opera letteraria. Fateci caso, i programmi per l'elaboratore come opera letteraria. Magari, appunto, chi di voi viene da facoltà umanistiche può essere disorientante, ma chi ha un po' di dimestichezza con lo sviluppo di software credo che non rimarrà particolarmente stupito, perché sa che il codice, che il software si sviluppa in linguaggi di programmazione, e quindi il tipo di opera a cui il software assomiglia di più paradossalmente è proprio l'opera letteraria, cioè il codice sorgente di un programma, di un software, è simile in metafora a un manuale di istruzioni che noi stiamo facendo leggere al computer, cioè è il manuale di istruzioni che impartiamo alla macchina per eseguire delle cose. Poi, insomma, ripeto, è una metafora, però ci fa capire come mai il legislatore, e non solo il nostro, questo è contenuto proprio nella direttiva europea sulla tutela del software, quella del 90, del 91, parla proprio di questo paragone, di questa similitudine tra software e opera letteraria. E poi c'è la parte sulle banche dati. Le banche dati, non so quanti di voi creeranno banche dati, ma molti di voi parteciperanno alla creazione di banche dati, cioè tutti i vostri, non so, i dati della ricerca, i cosiddetti open research data, oppure i dati, oppure i vostri papers, i vostri articoli andranno a finire in banche dati. Quindi avremo a che fare anche con questa, avrete a che fare anche con questo tipo di creazione. Non riusciremo ad andare molto nel dettaglio, le banche dati hanno una tutela particolare, mo molto diversa da quella delle altre opere che trovate qua in questa slide, perché il legislatore europeo, nella direttiva del 96, invece, che ha introdotto la tutela delle banche dati, ha creato un diritto particolare ad hoc per la tutela delle banche dati, che si chiama appunto diritto sui generis. È proprio la scelta, si chiama proprio così, diritto sui generis, e ci fa capire quanto sia sui generis, cioè che non sia equiparabile a nessun tipo di altro diritto precedentemente previsto dalle norme sul diritto d'autore. Quindi, ricapitolando, questa slide aveva la norma fino a questo punto, diciamo, al primo punto, che era la norma originale del legislatore del 41. Dopodiché è stata aggiunta la parte sui programmi per l'elaboratore, perché è arrivata una direttiva europea del 91 che ha detto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea di fare delle norme, aggiornare le proprie leggi sul diritto d'autore per introdurre la tutela per il software, e nel 96, stessa cosa, sono arrivate le banche dati. Quindi, più o meno, come vedete, questi principi li abbiamo in tutti i paesi dell'Unione Europea.
La stessa cosa, come vi dicevo, la vediamo riflessa nella seconda norma, l'articolo 2, no? Quello in cui ci troviamo con ci troviamo davanti un articolo, scusate, un elenco più dettagliato delle categorie di opere dell'ingegno previste e tutelate dalla nostra legge. La slide è spezzata, scusate, la norma è spezzata in due slide, perché era molto lunga, l'ho già abbreviata tra l'altro. E le prime sette sono quelle che erano state previste dal legislatore nel 41. Le seconde, 8, 9, 10, sono quelle introdotte, diciamo, in virtù delle direttive europee degli anni 90 che vi ho detto prima, no? Perché negli anni 90, insomma, cosa è successo? È esplosa la creatività tecnologica, cioè la creatività in forma molto legata all'applicazione tecnologica, e quindi ecco che sono diventate centrali tre nuove forme di creatività: programmi per elaboratore, software, banche dati e addirittura il punto 10, che è il più recente, le opere del design industriale. Comunque, torniamo un attimo indietro, vediamo l'elenco dall'inizio. Il punto 1 parla di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, eccole qua. Drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Quindi questo è esattamente quello su cui ci soffermeremo per buona parte del nostro corso, anche quando dopo parleremo alla fine, se riesco, di open access. Spero di arrivarci perché il tempo è un po' stretto, però ho delle slide sul concetto di open access, cioè di libero accesso alla letteratura scientifica. È questa roba qui, cioè sono le licenze open applicate al mondo delle opere letterarie, scientifiche e didattiche, cioè i papers, i manuali, gli atti dei convegni, gli articoli, le monografie e via dicendo. E vedete che dice tanto sia in forma scritta quanto sia in forma orale, quello che vi dicevo prima, no? Cioè, opera letteraria è anche la lezione che tenete, è l'intervento al convegno, è il video che fate nel momento in cui viene sbobinato, è anche un'opera, diventa anche opera letteraria in forma orale. Poi, il punto 2 parla di opere e composizioni musicali con o senza parole, e anche opere drammatico-musicali, vabbè, quindi insomma l'opera teatrale, l'operetta, la musica classica, la musica sinfonica, ma anche la musica pop, la musica dance, tutto quello che è composizione musicale. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali si è fissata una traccia. Le opere della scultura, pittura, arte del disegno, dell'incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia. Qua dentro ci possiamo far entrare appunto anche l'infografica. L'infografica è una sorta di ibrido tra l'arte del disegno e l'opera letteraria, no? Perché contiene testo, ma contiene anche grafica, non so, un sito web uguale, no? Progettare un'interfaccia di un sito web vuol dire avere competenze sia di carattere, diciamo, sia di carattere informatico perché c'è codice, sia di carattere letterario perché ci sono i testi, ma anche di grafica. I disegni e le opere dell'architettura, ok, che sono tenuti separati rispetto alle opere dell'arte figurativa, perché c'è una sostanziale differenza. Le opere dell'architettura non servono solo per essere ammirate, ma devono anche stare in piedi, ok? Quindi non si parla di disegni e basta, ma si parla di progetti. Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora. Vedete che qua il legislatore nel 41 aveva, diciamo, ritenuto opportuno precisarlo. Noi adesso fa sorridere vedere muta e sonora, però era così all'epoca. Nel punto 7, le opere fotografiche, quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, quello che sta succedendo oggi. Cioè, le opere fotografiche pensate dal legislatore del 41 erano ovviamente quelle con un sistema di, diciamo, impressione di un supporto, di una pellicola, di una lastra, no? Pensate a cosa poteva essere la fotografia nel 41. Ovviamente adesso siamo più in questa seconda parte, cioè opere espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, cioè la fotografia digitale di oggi è questa roba qua, cioè non si impressiona più un supporto chimico, ma si salva un file sostanzialmente, ma con un procedimento fotografico. Il punto, scusate, la seconda parte, diciamo, la seconda parte dell'articolo 2 riprende quelle che abbiamo già visto prima, cioè i programmi per l'elaboratore, le banche di dati e le opere del design. E fornisce già alcuni principi interessanti. Vedete, i programmi per l'elaboratore in qualsiasi forma espressi, purché originali, quali il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Cioè, è protetto il software generato, scritto da una persona umana, da una creazione intellettuale. Sappiamo che adesso ci sono delle tecnologie di intelligenza artificiale che creano a loro volta software. E lì c'è un bel dibattito aperto, perché
secondo un'interpretazione rigida di questa norma, quel tipo di software non è tutelato da diritto d'autore, da copyright, perché non è un atto creativo di un essere umano. Davvero, cioè, mi fermo qua perché questo aprirebbe un vaso di Pandora, una sta discussione che andiamo molto a incrociare la filosofia del diritto, però restano, vedete cosa dice, restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la protezione del programma stesso. Quindi, cioè, il software non viene tutelato nel suo concept, nella sua idea e principio, ma nel codice, cioè nel come davvero è stato scritto il programma. E questo ci anticipa uno dei principi generali che rivedremo nelle slide dopo, cioè che non è l'idea in sé che viene tutelata, ma è l'opera, cioè è il come viene estrinsecata un'idea, cioè in altre parole, parlando ovviamente di software. La stessa cosa a un software la possiamo far fare con linguaggi di programmazione diversi, con sintassi completamente diverse, con diagrammi e workflow completamente diversi, ma dal punto di vista della funzionalità rimangono identici. Quindi l'utente magari non se ne accorge, l'interfaccia è banale, è identica, ma sotto c'è del codice completamente diverso. Ecco, dal punto di vista del diritto d'autore, quello che interessa è il codice come è stato scritto. Ok? E poi ci dice, questo è interessante, che il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Cioè, quindi rimangono fuori le idee e i principi, ma vengono inclusi nella tutela non so, i diagrammi e i workflow che vengono scritti dagli sviluppatori prima di arrivare a scrivere il vero codice. Perché quelli già rappresentano una scelta intellettuale e creativa degli sviluppatori, se ci pensate. Quindi è sensata questa scelta. Le banche di dati, passiamo al punto 9, ci dà una diciamo definizione normativa. Sono intese come, vedete, raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Cioè, noi siamo abituati a parlare di banche dati come qualcosa che è di elettronica, che è elettronico, che viene interrogato e organizzato attraverso un computer. In realtà una banca dati può essere anche analogica, paradossalmente l'archivio di un archivio storico o l'archivio di una biblioteca sono ancora interrogabili attraverso un metodo analogico, no? Cioè io vado, invece di utilizzare il terminale che vi ho messo all'ingresso della saletta della biblioteca, utilizzo il vecchio metodo, cioè non so, i cassettini che si aprivano con le opere organizzate per autore, per anno di pubblicazione oppure per soggetto, no? Si dice che anche l'elenco telefonico, cioè le pagine bianche, l'elenco telefonico è sostanzialmente una banca dati analogica, perché io cerco, è una raccolta di numeri di telefono, di indirizzi, quindi non è un'opera letteraria di certo, anche se ha la forma di un libro, che viene interrogata attraverso il vecchio metodo del ditino in alto, apro lo spigolo e guardo dov'è l'ordine alfabetico e il comune di riferimento è l'ordine alfabetico. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. Cosa vuol dire? Questo, scusate, cambio l'evidenziatura. Vuol dire che la banca dati ha un diritto d'autore, un copyright separato rispetto a quello delle opere che sono eventualmente contenute nella banca dati. Cioè, se io faccio una banca dati di numeri di telefono, vabbè, il problema non si pone perché i numeri di telefono non hanno copyright, perché non sono opere creative, sono dati crudi. Ma se io faccio una banca dati di fotografie, una banca dati di quadri, una banca dati di articoli scientifici come quelle che voi andate a popolare con le vostre opere, che andrete a popolare con le vostre opere, allora ci sono due strati, cioè il livello di colui che ha creato la banca dati, che ha un copyright sulla struttura, sull'organizzazione, diciamo sulle scatole vuote, sulla scatola vuota. E poi ci sono i diritti di tutti coloro che hanno scritto gli articoli o hanno fatto le fotografie che hanno popolato poi questa banca dati. Okay? E
Quindi vedete com'è complessa la materia, cioè ogni volta che si va sulle banche dati si entra probabilmente in uno dei capitoli più complessi della proprietà intellettuale, perché ci sono appunto tutti questi strati di diritti e soprattutto c'è in gioco quel famoso diritto sui generis che non vi potrò spiegare, ma se siete così interessati potete andare a seguire un mio videocorso che appunto trovate su YouTube. E infine le opere del design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Anche qua questo richiede solitamente una lezione di 4 ore intere, la tutela del design, perché è una bestia un po' a sé stante, un animale un po' strano, perché come vedete è l'unico caso, l'unico in tutto questo elenco di 10 tipi di opere in cui si parla di valore artistico. Cioè fino adesso la tutela non ha mai parlato di arte, ma sempre, diciamo, il requisito per la tutela è sempre stato il carattere creativo, cioè non c'è bisogno che sia artistico, cioè fare un software, fare un articolo scientifico che parla di, che ne so, di un esperimento per ottenere il vaccino, ok, non ha nulla di artistico, è un'opera tecnico-scientifica di altissimo livello magari perché appunto richiede uno sforzo intellettuale, una conoscenza elevata, ma non è arte. E invece nel design industriale, affinché ci sia una tutela anche di diritto d'autore, è richiesto il carattere creativo e il valore artistico. Non entro appunto in questo capitolo interessantissimo, anche di questo trovate mie lezioni intere per chi di voi avesse interesse.